It's Milan, 93. Oh, dove cazzo siamo venuti? Ciao! Perché no, noti qualcosa di non familiare? No, guarda, io mi sveglio tutti i giorni così, volevo condividere con voi questa sensazione di cielo aperto, di vigneto, di Ischia. Di Ischia. Siamo arrivati a Ischia, ci siamo immersi in questa nuova realtà, come dire, che ci ha davvero trasportati. Abbiamo intervistato delle persone che insomma sono qui per questo evento. Siamo qua al Pink, episodio zero, che cos'è? Che cos'è? Ma a parte che come dire, è un modo intanto di familiarizzare con l'isola. In più è stato un modo per avvicinarci a tutta una serie di persone, personaggi, spettatori, ce ne verranno anche altri domani, che insomma prima di tutto mi ha riempito il cuore, perché c'è un'energia qui oggi e in particolar modo a questo evento che mi fa sentire a casa. E quindi abbiamo pensato di sentirci come a casa, cioè in questo posto inconsueto. Siamo dentro un mini taxi ischitano tipico che è stato adibito a radio per l'occasione, per voi più che per noi, quindi con alle spalle un vigneto di questa della tenuta d'ambra. Adesso vi faccio sentire un po' di musica, poi torniamo da voi per farvi ascoltare quelle che sono state le interviste del giorno. A fra pochissimo. Eccoci di nuovo. Ah, eccoci qua, in questa cornice bucolica. Fantastica. Fantastica. E insomma, Ludo, adesso gli faremo sentire la prima intervista, così entrano anche un po' nel mood, capiscono. Sì, sì, ma infatti dalla prima intervista capirete un po' dove siamo, cosa siamo qua a fare, perché, per come. E quindi non mi dilungherei oltre la spiegazione. Ecco, andate, sentitevi un po', entrate un po' nel mood di questo evento, e poi ne parliamo. Poi ne parliamo con voi, fra poco. Prima intervista. Ciao G. Oh, ma dove siamo venuti? Bellissimo, Ischia, prima volta per me. Ah, guarda, per me no, però insomma diciamo che venire qui è ogni volta è come venirci per la prima volta, perché sembra di tornare proprio a contatto con la terra, la natura. Essere isolati ti dà un senso di, cioè insomma ti appaga. Siamo stati invitati qua a Tenuta Calitto per fare un po' da broadcasters, no? Con il nostro Apparel Show. Sì. Questo è un evento molto importante. Sì. Pink, episodio zero. Per ricordare Pietro Romano, Arte Pink,
con suoi amici collaboratori, persone che lo hanno conosciuto. Sì, ci stiamo ritrovando qui a Ischia insieme a tantissimi tatuatori, artisti di tutta Italia, per più che ricordare soltanto Pietro, per celebrarlo e creare una convention di tattoo per la prima volta in centro Italia. Perché fino adesso sono arrivati fino a Bologna, credo. Ma insomma, è un bel Napoli segnale. Ci sono? Sì, sì. Comunque, vabbè. È la prima sull'isola. È la prima sull'isola. Escludendo la Sardegna, però isole così, sì. Il nostro primo ospite, Gabri Scriba. Ciao a tutti. Ciao. Pisa, come stai? Bene, grazie per l'ospitalità. Grazie, è un piacere. Prima volta qua? Prima volta anche a Ischia proprio. Come ti trovi? Bella, poi a me le isole piacciono, quindi si respira una buona energia, una bella aria. Quando sei arrivato? Sì, sono arrivato ieri, in tranquillità, me la sono presa proprio nel giusto mood. Relax, essendo un evento appunto che lo vedo non più come un lavoro chissà che, ma proprio come un evento per stare insieme a amici, che tanto che non ci vediamo, amici che comunque conoscevano Pietro, Pink, certo. E sia che io principalmente l'ho conosciuto più come Pink a livello lavorativo, poi dopo è venuta anche fuori l'amicizia con Pietro, certo. Quindi ma infatti è bello perché è proprio una community, siamo in albergo insieme, infatti è molto bello, a 200 sì. metri si svolge il tutto. E come hai conosciuto Pietro? Allora, Pietro, in arte Pink, l'ho conosciuto quando ho cominciato a fare la guest a Milano, Trafficanti d'Arte, lui lavorava lì e da lì io più o meno ogni mese, ogni due mesi andavo a lavorare lì da loro, ci stavo una settimana, molte volte mi ha anche ospitato a casa sua, quindi ho proprio vissuto il Pietro e il Pink in tutto il campo, sia a livello individuale suo, a livello di vita personale e a livello anche lavorativo, e mi ha dato tanto da entrambe le parti. E poi in questa conoscenza è uscita fuori anche una vera amicizia. Venne anche in studio da me a fare una guest, io tempo prima ebbe un incidente in moto, quindi mi venne anche aiutare per ripartire lo studio e tutto, e da lì è uscita fuori questo legame, ma quell'amicizia, non che ci si vede sempre, si va tutto, ma potremmo stare anche, non so, un anno senza vederci e poi quando ci si vede è come se fosse il giorno prima, certo. E quindi si è instaurato un bellissimo legame di amicizia oltre che lavorativo. E senti, a livello di stile di tattoo, come cosa fai tu? Allora, io principalmente faccio sulla linea del tribale, ornamentale, blackwork, perché sia. Ho cercato inizialmente, comunque partivo sempre dalla tradizione, che sia il polinesiano, il samoano, il maori, fino a che poi non sentivo una mia anima e ho cercato comunque di portare un qualcosa di mio in quel mondo, perché o lo studi proprio completamente, quindi sai tutti i significati e tutte le cose, oppure mi sembrava più una mancanza di rispetto, di non appartenere a un mondo che per me era solo a livello estetico. E quindi tutte le mie passioni, che sono stati dagli horror, anime, manga, videogames, infatti c'ho anche una mostra con dei quadri e tutto, inerenti allo stile horror, così. Ho cercato di portare tutto ciò che era tribale, che a me estetico mi piaceva, nel figurativo. Quindi da ritratti, da animali, chi mi chiedeva magari cartoni animati, anime e tutto, però reinventandoli con uno stile che poi, ridendo e scherzando, è uscito fuori questo nome che è tribalismo, scribalismo. Mi è piaciuto, sai, quando si ride al tavolo si scherza, ma sì, chiamiamolo così, per differenziare un po' il tribale classico da quello. E ora, per fortuna, sto cominciando a trovare la giusta linea, poi non si smette mai di capire il miglioramento, certo. Però... Sì, ma poi, come dire, queste definizioni di genere sono importanti se uno trova la sua, certo. Come hai fatto tu, ma lasciano anche un po' il tempo che trovano, sì, sì. Ognuno fa la sua cosa. Concordo. Noi abbiamo a che fare con la musica ed è un po' simile come approccio. Concordo. Eh sì, insomma, per adesso è tutto. Qui c'è con noi Gabri Scriba. Grazie Gabri. Ciao a tutti, grazie a voi. Grazie a te del tuo tempo. È stato un piacere. Edizione Zero, Pink Memorial. Buona la prima. A dopo. Eccoci. Bello, bello. Insomma, siamo venuti qua per intanto per dei motivi degni, direi. Certo, è un,
È un bellissimo evento, l'episodio zero di questo Pink, questa Pink Convention, che come avete sentito è un ricordo più che mai attuale, vivo, felice di Pink, con un sacco di artisti, di tatuatori, di persone che lo conoscevano, che non lo conoscevano, che gli hanno voluto bene. E noi siamo qua come umili documentatori e broadcasters di questo evento. E quindi niente, abbiamo chiacchierato con un po' di persone, vi facciamo sentire un po' di musica, che è quello che possiamo fare per rendere tutto questo un po' più ricco, un po' più speciale. E quindi direi che da Milano to Ischia passiamo a New York to LA di Bellamy un certo tempo fa. Sentiamo un po' di musica e poi torniamo subito da voi. Yeah. Come potrete vedere, ci stiamo un po' settando in questo nuovo habitat. Eh sì, A me piace ancora di più del normale, ti dico la verità, guarda. Pure io mi trovo benissimo. No, sono a casa. Fuori fa freschino, c'è il sole che sta tramontando dietro al mare. Però dentro si sta bene. Dentro si sta molto bene. Si sta molto bene. Adesso invece intanto ci addentriamo anche un po' in atmosfere troniche, perché noi, sì, insomma, ma sì, dai, vi portiamo un po' di tutto. C'è sto brano Akihabara di Trist. Akihabara Trist UK, questo è un duo uscito un bel po' di anni fa, ma sì, 2017 se non sbaglio, 18. E questo branino così sottilino sta per toccare i 3 milioni su Spotify. Così, giusto per, così. E quindi noi ve la mettiamo lì. Adesso ci sentiamo un po' di questa tronicata e poi torniamo a farvi sentire la prossima intervista. Dai, ciao.
Christ, Akihabara. Risuona bene qui a Ischia. Da Dio. Relax, se dovete rilassarvi, isolarvi, qual posto migliore che Ischia? Sentiamo. Sono stato tempo fa a Ibiza e ho provato quasi questa stessa sensazione. Cioè, l'isola regala, raga. Ci vogliamo sentire la prossima intervista? Secondo contributo. A dopo, ciao. Eccoci di nuovo con voi. Questa volta abbiamo Paolo Awake Tattoo da Prato. Paolo è stato un grande amico di Pietro, l'ha conosciuto anche persino ad Amsterdam dopo la sua esperienza a Londra, ma chiediamo a lui direttamente che cosa ci vuoi dire di Pietro, cosa ti viene in mente, la prima cosa che se uno ti dice Pietro. Io con Pietro appunto ci ha legati il percorso professionale, ma subito appunto da quando ci siamo conosciuti, io già vivevo ad Amsterdam, ho vissuto 15 anni ad Amsterdam, quindi quando lui è arrivato io ero già molto introdotto, diciamo, era il mio posto fisso, diciamo. E subito, al di là del discorso proprio professionale e artistico, ci ha legati una grossa affinità stilistica, artistica, ma anche personale, di carattere, caratterialmente. E quindi ho conosciuto Pietro in vari aspetti della sua personalità, non solo appunto quello come artista, ma la persona proprio. Qual è la cosa che ti manca di più? La capacità di analisi, di certe, lo vivo proprio in un aspetto strettamente personale, un po' egoistico anche, la capacità di analisi di certi miei aspetti caratteriali, anche di certi angoli un po' difficili che Pietro riusciva a analizzare, a smussare, io per dire anche alla luce di una separazione un po' conflittuale, figli nel mezzo, Pietro è stato davvero per me una spalla, quindi stiamo parlando di più, una cosa che col tatuaggio non ha niente a che vedere, un'amicizia che è nata col tatuaggio ma poi si è trasposta in tutti i campi. Ma sempre con la pelle a che fare, L'amico così. Sì, l'empatia di Pietro e la capacità di analisi, perché per Pietro, per quanto fosse una persona dall'esterno anche irrazionale se vuoi, in realtà sotto aveva una grandissima empatia e una grandissima capacità di analisi. Senti, cosa ti aspetti da questi giorni? Mi aspetto un bellissimo momento. Io faccio questo lavoro da 25 anni e quindi di tatuaggi, situazioni di convention, fiere, eccetera, eccetera, ne ho fatto un milione, tutto il mondo. Però questa è diversa. Questo è un momento di ricordo, è un momento però non triste, non vissuto. Celebrativo. È celebrativo, ma in una maniera positiva. E già in questa prima oretta che sono qui ho già avvertito, ecco, questo discorso che include il lato artistico, ma anche molto il lato emotivo. E questo mi fa molto piacere. È riuscito a lasciare il segno per quello che è e per quello che gli altri pensavano che lui fosse. Insomma, lo stiamo scoprendo anche noi tramite voi. Incredibile, noi non lo conoscevamo Pietro. Una persona Pietro, molto intensa. Pietro. Sì. No, figurati. È una persona molto intensa, una persona molto creativa, però anche una persona che sapeva starti vicino come amico, ecco. E tutti gli altri che sono qui sicuramente possono testimoniare che non è stato, con tutte le persone che sono qui, non è stato un rapporto strettamente, diciamo, professionale ed artistico, ma è sempre comunque sfociato, sempre comunque venuto fuori il lato umano. Perfetto, grazie Paolo. Grazie mille. A dopo. Era bello, eh? Guarda, tutto molto bello. C'è un'emotività, ma poi c'è anche bella gente, bella situazione, bella musica, bei contributi, bei ricordi. Grazie Ischia di accoglierci. No. Ogni tanto da stamattina sono stanco, cioè, raga. Ogni tanto sbaglierò, ma errare humanum est. Sì. Va benissimo. Mi piace sbagliare, sbaglio bene con te. Comunque, adesso invece ci siamo andati a ripescare un Immersive,
Emanuele Era è in Sina Express. Dai, sentiamoci sì, un po' di giangolata, jazzata. Sì, sì, tra l'altro anche la copertina di questo brano si... come dire, si sposa molto bene con Ischia, con l'isola, con l'elemento acquatico, immersive, insomma, va da sé, lo dice la parola stessa. Immergiamoci. Ciao. Sina Express, immersive. Sì, lo diciamo saluti. Saluti a immersive, è francese lui. Certo. Come molti del resto. Come molti francesi. Ottimi producers e DJ di musica house, prettamente, prevalentemente.
Io niente, invece, adesso ci sentiremo a un'altra intervista perché ne abbiamo fatto un bel po'. Tra l'altro poi torneremo domani, dicevamo, perché l'evento in realtà è partito il 25. Noi siamo arrivati il 25 e va avanti fino sì, al 28. Sì, è partito, sì, diciamo che parte ufficialmente oggi. Sì. Ieri c'è stato un bellissimo mini evento aperitivo dove ci siamo conosciuti. E abbiamo iniziato ad assaggiare un po' l'atmosfera e oggi è nel vivo. Le sonorità, anche perché insomma c'è stato un gruppo, credo, della zona di Ivrea che propone questa musica sul filo medioevale con influenze celtiche, quindi cornamuse, tamburi. Sì, c'è un sacco di roba. Ed è veramente, ve lo diciamo a cuore aperto, una cosa che ci sta stupendo, perché non ci aspettavamo nulla, ma non perché non pensavamo fosse così di questo livello, è perché eravamo un po' curiosi, perlomeno io, certo, un po' aperti a volte a delle esperienze che non devi troppo predeterminare o regolare, devi lasciarti andare e lasciarti anche trasportare. E questa cosa è così facile qui che insomma è bello che noi ve ne narriamo un po' di questo. Adesso ci sentiamo un'altra intervista, sì, e poi sì, torniamo. Sì. Narriamo noi e facciamo narrare loro. A dopo. Sì. Stavamo chiacchierando con Marco Lopez, l'attuatore giramondo, stavamo apprendendo, originario sì, di Napoli. Napoli. Senza base, senza in giro. A base a Faenza, però. Base a Faenza, che però. Buona e comoda, sì. Infatti, sì, adesso sono in Svizzera, il mese prossimo sono a Londra per qualche giorno e poi ad Amburgo. La situazione a Faenza adesso è buona. Adesso io ci ho rimesso una macchina e una cantina. Infatti. La casa si è salvata. No, lo studio già l'avevo chiuso. Io l'ho chiuso col Covid. Che ero rientrato in Italia, ho deciso, ok, faccio l'avventura mia, ci provo. E poi invece arriva il Covid. Ma senti Marco, ma un pensiero su Pietro, cosa ti viene in mente? Ma io con Pietro sono. È una memoria bellissima, che ovviamente sono anche tatuato da Pietro. E che io. Sotto la tua pelle? Sì, 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 a parte sotto la mia pelle. Poi abbiamo lavorato insieme ad Amsterdam e poi anche quando non lavoravamo nello stesso studio ci vedevamo sempre. Cosa ti manca di Pietro? Mi manca quella telefonata ogni 2-3, sai. Ui Marchino, senti, ti devo chiedere una cosa. Ma che cazzo, non c'entrava niente, una cosa gli serviva, che però. Sì, sempre a disposizione. Se dovessi descriverlo in un paio di parole, due aggettivi. Ah, cacchio, un paio di aggettivi, sono troppi. Vabbè, non voglio andare sul classico genio e sregolatezza, perché in realtà non era un genio, era proprio un artista a tutto tondo. Lui riuscì a fare delle cose che veramente. Infatti è stato una bellissima, un bellissimo pezzo di viaggio fatto insieme, soprattutto ad Amsterdam, chiaramente anche un posto molto particolare come stimoli e come cose, quindi diciamo. E cosa? Sono andato al matrimonio, è stato l'apertura dello studio, e vabbè, amico, quindi. No, noi stiamo imparando a conoscerlo tramite voi. Quindi siamo. Vorremmo farlo conoscere agli altri come con queste interviste, ma. La cosa più bella è vedervi coesi nell'essere qui, intanto a ricordare. Ma l'amore è figo, cioè c'è sempre il pensiero. Poi ho detto che è una personalità, non era solo il collega, era anche chiaramente la personalità, perché è una personalità forte, insomma, dell'amico, quindi amico comunque, indipendentemente dal fatto lavorativo. Sì, facevamo lo stesso lavoro, però eravamo anche amici, cioè non è che si parlava anche di tatuaggi. Poi un artista. Che comunque creava e faceva delle cose in maniera assolutamente originale. Gli venivano delle idee che magari a me non dico non sarebbe mai venute, magari dopo un bel po' di tempo, insomma, ci doveva arrivare. Lui invece, tac, insomma. Da chi hai saputo di questo evento? Da Paolo. Lo sai. Perfetto. Vabbè, io e Pietro abbiamo dormito spesse volte a casa di Paolo, quindi siamo. Eravamo un bel gruppone all'epoca, quindi. E senti, la prima emozione che hai provato quando hai saputo che succedeva questa cosa? Ah, assolutamente positivissimo, ero contentissimo. Ho detto sì, ci sono. No, non so le date, non so come succede, non so come, non so niente. Infatti, non mi sono portato molta roba che avrei voluto portare, perché comunque andava fatta questa cosa. Quindi io vengo. E insomma, è stato qui con noi Marco Lopez, noi ci sentiamo fra un po', a dopo.
Abbiamo portato un po' di Luchino in quest'isola? Anche. Luchino lo sai che mi ha chiamato ieri, ma ero in un momento talmente complesso che non sono riuscito a rispondere e poi mi sono dimenticato di chiamarlo. Salutiamo Bacchanz. Ciao, ciao. Ciao Luchino. Bacch. Ciao Luchi, mo che ti venga a prendere. Comunque vabbè, Luchi è un periodo che... Non so se è mai stato a Ischia, Luchino. È immerso nel lavoro e lo stiamo un po' perdendo di vista, ma adesso che torniamo su ti veniamo a prendere. Sì, serio. Sì, beh, ci sono svariati progetti in ballo con l'amico Luchino, Bacchanz. Questo disco qua, peraltro, non muore mai. Everybody. Buono per ogni occasione, davvero, anche per... una radio live fatta in una vigna dentro una motoretta un'ape taxi funziona che... anche in questo contesto. In realtà non possono, mi hanno detto che ci hanno detto che non possono più circolare questi mezzi come taxi perché dopo che se ne sono capottati 3 o 4, insomma hanno deciso di togliere le licenze ai taxi di questa dimensione a 3 ruote, però noi abbiamo l'opportunità di usufruire. Noi siamo fermi, ma dovremmo capottarci. La musica va, quindi credo che ci tenga un po'. Ci tiene on track, ci tiene sulla strada senza deragliare. Allora ci sentiamo un po' di Sonata Interstellar di Bacchanz e torneremo poi subito da voi. Ciao.
Stella, Bad Chimes, Luchino per noi. Ti abbiamo portato anche a Ischia e abbiamo diffuso un po' del tuo suono anche qui. Che il tuo suono si diffonda anche tra queste strade. Quindi da Giabellino a Ischia, adesso invece ci... Eh sì, perché noi portiamo l'anima underground di Milano, mica siamo i milanesi quelli delle, come dire, del centropista. Quelli della Design Week. Esatto, anzi io quest'anno devo dire che non mi sono permesso di partecipare a nessun evento del Design Week. È successo, so perché, è successo, c'è stata una Design Week? Siamo andati a sentire Frankie, giusto per farci un po' di drum and bass. Ma sì, qualcosa si è visto, qualcosa di buono c'era, ma non mi sembra che sia questo il contesto giusto per affrontare questo argomento, magari in un'altra sede. Dai, sentiamoci la quarta intervista del giorno. See you later. A dopo. Passerotto. Ciao, sono Daniele Passerotto. Prima ti ho detto il nome, però Passerotto è il nome d'arte. Il nome d'arte. Esattamente. Che vieni, dove lavori? Allora, praticamente vengo da Napoli, però ho aperto uno studio da poco, un anno e mezzo a Milano, a Sesto Marelli. Per precisione, Sesto San Giovanni. È lì, fermata proprio Sesto Marelli. Un sacco di amici di Sesto. Sì, sì, è una bellissima zona. A me piace tantissimo, anche più di Milano. Nulla leva a Milano, Ma tu sei stato l'apprendista di Pietro? Io sono stato l'apprendista di Pietro, sì. Sono stato io, se non sbaglio, Barbara, un'altra ragazza, molto simpatica, molto brava. E non so se hai avuto altri apprendisti, però di solito lo seguiamo noi, va? È stata un'esperienza mistica. Mi ha dato lui il nome, come ti dicevo prima, perché praticamente lavoravamo da micromutazioni, io facevo l'apprendista, cioè sono entrato a micromutazioni tramite mio fratello che conosce Antonio Agunzo, il proprietario, dove lavorava Pietro. E praticamente mi sono inserito là dentro, che mi piaceva disegnare, eccetera, e mi portarono in questa convention e poi era come una volta, quindi ci stavano tipo la gente sui trampoli, i fakiri, sai, che si facevano i piercing davanti a te, capito? Mezzi con le palle da fuori, capito? Una cosa proprio visionaria, no? Cazzo, tra là, io ero un ragazzino, dico, porca puttana, ma che figata, io voglio stare qua tutta la vita, no? Ero piccolo, c'avevo 18 anni, 18-19 anni, dovevo vedere che cosa devo fare, l'università non la volevo fare, capito? Dico, poi stavo in ritardo con la scuola, facevo ancora la scuola. Ma facevo l'istituto d'arte e poi dopo andavo in studio a pulire, che ne so, a dare una mano. Che ti ricordi di Pietro? Di Pietro mi ricordo innanzitutto la sua bontà, ma proprio senza faleccate di culo. La sua bontà e la sua durezza, come ne parlavo con un ragazzo ieri, c'è il suo contrasto, no, tra, come diceva pure un tipo, tra buio e luce. No, cioè, questa viveva nel mezzo per me, nel senso era una persona che quando doveva fare quello che doveva fare, che lo sentiva, non vedeva niente, cioè non fregava un cazzo, cioè non so quante volte sono andato a casa piangendo, ma con qualcosa, capito, nel cuore in più. Cioè, perché lui era un po' duretto, però nel senso buono, no? Sapore Paolo che si ricorda. Che non so, sbaglio. Sì, sbaglio a prendere gli aghi per scherzare, per mettermi anche a mio agio, perché ero molto timido, per mettere un po' la prova. Faceva fare le flessioni, che ne so, faceva fare queste cose qua. È molto divertente. Io poi la prendevo a sfida, facevo il doppio, capito? Molto, 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 molto figa come persona, perché ti metteva in gioco, non era una... diciamo un ragazzo che dice ok, mi devi fare d'apprendista. Basta. Guardate, io non riesco neanche più a parlare all'imperfetto, perché Pietro è qua con noi, ne stiamo parlando, noi lo stiamo conoscendo con voi. Lo vivo tutti i giorni. Ed è straordinario, mi spiace di non averlo conosciuto dal vivo. Poi lo conosci in noi. Ma lo sto conoscendo, lo stiamo conoscendo tramite voi. Con i nostri occhi. Qua? Com'è? È bellissimo. Io sono stato veramente onorato di essere stato invitato qua e è bello proprio riviverlo. Ieri mi sono messo a piangere, ma mi ha spezzato vedere, sai, tutti ieri c'è stata i ragazzi che suonavano quei tamburi, questa musica celtica un po' Imperior, no? Un po' una roba potente, con tutti i quadri suoi, i suoi ricordi, no? I ragazzi con cui alla fine io l'ho beccato, che facendo l'apprendista lui tatuava, questi ragazzi che poi hanno parlato là, sono scoppiato a piangere, ma ha spezzato, però in maniera positiva, cioè come se per esempio ci fosse un attimo di contatto, no, in questa dimenticanza che c'è stata, ma alla fine quando finisce una persona purtroppo si continua a vivere, pur bene, si continua a vivere, non so come spiegare. Non finisce lì. Però è bello trovare un contatto, cioè mo c'è stato un contatto, io lo sto rivivendo, per esempio mi facevo i capelli così un sacco di tempo, da quando facevo il suo apprendista, ho detto vaffanculo, mi faccio la cazzo. Mi ricorda un po' lui, che ne so, mi provo a riviverlo, e questo evento è stato un po' il passepartout, no?
portale alla Rick e Morty, no? Ma siamo solo all'inizio. Alla prossima. E insomma, questo Pink, questo Pietro era... Insomma, Pietro ha lasciato veramente delle cose incredibili. Intorno a lui ha conosciuto, insomma, ha portato il mondo del tattoo, anche, insomma, l'ha vissuto anche fuori dall'Italia, a Londra, Amsterdam, insomma, tutte queste persone ci stanno portando un pezzettino di lui, ma... Sì, sì, è un puzzle che si sta componendo piano piano, ed è un bel puzzle. Sì. Bello, insomma, bello. Never Sleep, mi viene da dire, ma perché il titolo della nuova canzoncina che stiamo per farvi sentire... Sì. Non è nuovissima, lui è Art of Tones, aka Lorca, molti lo conoscete così nel passato. Ha partecipato all'Apparel B dei 10 qualche anno fa e questo è il brano che ci ha donato. Da quel disco. Sentiamocelo un po', così poi torniamo subito da voi. E quindi il buon Art of Tones è tornato a deliziarci. Era un po' che non la sentivo questa. Questa è una delle più belle del B-Day, secondo me. In dance floor, ragazzi, spacca. Molto frizzante, molto, molto frizzante, molto bella. Poi lui è un ricercatore di sample straordinari, quindi insomma, già solo se vi imbattete a capire cosa abbia usato in questa produzione, siete dei grandi se lo scoprite. Adesso invece sì, io mi sentirei un'altra intervista perché mi sta piacendo questa cosa del lanciare l'intervista. Tu fai, io tu te la io groovo. Tu never sleepy.
Allora, alla prossima intervista. Ci sentiamo dopo. Gianni Cerino da Giuliano, come stai? Bene. Emozionato? Bene. Ma cioè, tu abbastanza. Fai il tatuatore, ti emozioni per due domande. Cioè, sì, dai, non resterà scritto. Quando per tatui non sei emozionato? Sì, è sempre come la prima volta. Vero? Ovviamente. È una bella sì. responsabilità, eh? Sì, proprio per quello, anche perché ogni progetto è un progetto a sé, quindi diventa sempre come la prima volta. Quindi... Tu sei versatile come tatuatore, fai uno stile in particolare? Ho cercato nel tempo di concentrarmi soltanto su uno stile, che è quello del black and grey, del realistico. E quindi mi appassiona di più fare ritratti, fotografie in generale. Perfetto. Come hai conosciuto qui? Sei venuto a conoscenza del contesto delle lingue? In realtà tramite un amico cliente, proprio qui dell'isola, che mi ha presentato il progetto. E non conoscevo lui personalmente, però conoscevo i lavori, lo seguivo comunque tramite i social e quindi tramite questo mio cliente sono arrivato poi a conoscere tutto il progetto. Mi ha fatto molto piacere partecipare, certo. Ed essere integrato all'interno di tutto ciò. Bellissimo. Dove hai il tuo studio? A Giuliano. Giuliano. Napoli. Sì. A Napoli da quanti anni? Sono 6 anni. 6 anni? Ci sta un bel po'. Noi niente, siamo qui, pian piano stiamo conoscendo tutti dei particolari e dei retroscena nel mondo del tattoo. Ci vuoi dare, non so, qualche consiglio? Consiglio, bravo. Nell'approcciarci al mondo del tattoo. Cercare di farlo sempre come la prima volta. E quindi metterci sempre la stessa emozione del primo giorno. Quindi sì. È un gran consiglio. Lo faremo. Giovanni, grazie. Noi, a dopo. Ed eccoci nuovo da voi. Com'è, Ludo? Ti stai godendo questo tramonto? Guarda, fosse per me non parlerei neanche, perché sto davvero così rilassato che potremmo anche solo andare avanti a interviste e musica, ma vabbè, siamo qua per introdurvi. Dai, un po' di... Siamo gli host, come siamo stati definiti anche sul flyer. Sì, io mi sentirei adesso un po' di onigiri, perché io mi ho una gran voglia di onigiri, esatto. Col freddino che arriva e l'ora. Senti il friggicorio, ma qui insomma ci possiamo permettere di mangiare crudite senza andare sull'asiatico. Siamo sull'isola, insomma, una delle migliori, insomma, per il pesce, dove vuoi che si vada. Tu ieri hai provato qualcosina, ti piace te? Era molto buono. Vero? Il pesce che ho mangiato era molto buono. Ho mangiato anche un pezzetto della tua pizza, che era molto buona. Infatti le aspettative sono altissime anche per stasera. Stasera vi faremo sapere, poi vi diremo domani cosa. Che uno dei format del nostro programma è anche relativo al food, a materie culinarie, quindi vi faremo anche vi daremo anche dei consigli sul dove andare a mangiare. Bene, allora onigiri, Scasi 9, salutiamo Anton Kubiko, Maxim Litenko, sono uno a Berlino, credo l'altro a Praga, ma sono russoni, tanto amore alla Russia, ciao! Thank you.
vi dobbiamo stoppare da questo trip, ma non perché, insomma, pensiamo sia arrivato il momento di bloccare il loop, è perché vi dobbiamo dire tante cose. Cosa vi dobbiamo dire? Dobbiamo dire tante cose, non possiamo. Io non voglio più dire niente, non voglio più dire niente. Io voglio ascoltare, basta. Sono in questa fase della mia vita. Poco fa comunque avete visto passarci dietro la madre di Pietro, che di è Pink, sì, Angela, che è l'organizzatrice, ovviamente. È l'anima. Non vuole molto apparire, farsi vedere, mostrarsi, ma... però è fantastica, è potentissima. Super. Potente. Nome giusto. Adesso invece direi, oltre a questi piccoli errori che commetterò sempre con i microfoni dentro un Ape Cross che non mi capiterà più, vi volevo far sentire un remix che abbiamo fatto insieme un bel po' di anni fa. C'era questo amico, rimaniamo in Russia, che è Kulak. Kirill. Che è, come dire, è Polar Lights, giusto? Questo su Apparel Music era uscito come Polar Lights, poi l'abbiamo acquisito su Apparel Tronic come Kulaki, insieme a un altro producer russo. Abbiamo fatto qualche remix tra i quali anche noi ci siamo imbattuti in questa spezzatino elettronico. Adesso io ve la farei sentire, così poi annunciamo la prossima intervista. Beh, a me piace molto questa traccia. Ah, dai, sentiamocela qui, chissà che effetto ci fa. Sì, dai, sì, a sì, dopo. Thank you.
Two Case Remix H. Schilling e Kisk. You can say il nome della traccia originale. Due chiavi, Two Case. Niente, io mi sentirei la prossima intervista. Dai, così sentiamoci poi un altro contributo e dai, poi torniamo da voi a raccontarvi un po' della news di Tronic del giorno. A dopo. E con noi Maddalena. Salve. Come stai? Bene. Bene. Insomma, siamo qui per Pietro. Ci vuoi dire subito qualcosa che ti ricordi di lui, che ti viene da dire, vorresti? Allora, l'ho conosciuto per la prima volta in convention a Napoli nel 2012, che è l'anno in cui io poi ho cominciato a tatuare. E lui mi ha dato una mano enorme, essendo da subito aperto, amichevole, mi ha spiegato un sacco di cose, ma anche così, amichevolmente, diciamo, è stato da subito un ottimo amico. Quando pensi a Pietro, cosa pensi che ti manchi soprattutto, quindi questo supporto, questa apertura? Sì, diciamo tutto quello che mi insegnava, anche non volendo, anche non facendolo apposta, anche semplicemente parlando, essendo amici, essendoci, ecco la sua presenza. Tu hai uno studio tuo? Questo? No. Io lavoro a Napoli in uno studio che si chiama Little Star Tattoo. Little Star Tattoo? E sei di Napoli? Sì, sono di Napoli. E cosa, che energia ti dà questa situazione? È molto qui? Bella, è molto emozionante. È veramente, veramente emozionante. Un po', ovviamente, soprattutto perché mi fa pensare tantissimo a Pietro. Ho visto un sacco di persone che non vedevo da tanto e l'atmosfera è esattamente quella giusta, che cercavo, sì, di spiegare prima, di questa familiarità, lo posso dire da subito, questa apertura da subito. Siamo tutti molto qui bella. Per questa energia. Sì, esattamente, per questa energia positiva. E ugualmente siamo qui, la stiamo inglobando e apprezzando tantissimo. Quindi per adesso grazie Madda. Grazie a voi. Sì. Grazie un sacco. Allora, ci siamo, si sale. Guarda, cosa dire? Non dire niente, aspetta. Facciamola ballare. Attenzione, viene giù tutto. Allora, dai, allora, questa è. Diciamo qualcosa. Questa è What You Need, presa da Make Bangers, yeah. Not no. Anthems, l'ultimo disco di Artisan, a.k.a. Frankie B, a.k.a. Francesco Cozzolino. Artista amico di non potevamo Tonic. Evitare di farvi sentire proprio qui questa qui, roba qui anche perché oggi è uscito il disco completo che era uscito nei mesi precedenti sotto con un singolo al mese, sì. Per 9 mesi e adesso è uscito completo oggi. Noi siamo qua oggi, che oggi è anche il suo compleanno. Auguri. E quindi insomma Franky, intanto un saluto ma caloroso qua, ma tu lo nella, sai. Qua anche nella terra degli ex campione d'Italia. Attenzione, ex campione d'Italia. E qua ci abbiamo un'interista adesso, ve la dovete giocare, chissà per quante altre stagioni manterranno questo primato. Guardalo quanto è felice, guarda. Da quanti anni è che non eri così felice? Da quanti anni è? Vabbè. È arrivata la seconda stella all'Inter, ma vabbè, noi adesso ci sentiamo What You Need e poi torniamo subito da due.
by Frankie Artisan, What You Need. Da oggi l'LP è online su tutti i portali in qualsiasi forma. Comunque noi adesso volgiamo il termine di questa... del puntatone. Dai, vabbè, poi domani insomma ne faremo un'altra perché ci stiamo prendendo gusto. Però adesso ci sentiamo l'ultima intervista e poi ci torniamo da voi per i saluti. Oh yes. Giulia. Kevin. Ciao Kevin. Ciao, sono Kevin, ragazzo che non dico che ha iniziato a tatuare da poco, però sono pochi anni rispetto a persone che tatuano da ben 20 anni, sai. Però ho studiato, sì, mi sono avvicinato grazie ad Enzo Brandi, un tatuatore di Napoli, facendo la gavetta da lui, dove mi ha insegnato il tatuaggio, l'animo del tatuaggio, insomma. Cosa pensi, scusami? Di... No, no, volevo chiedere a Kevin cosa ci fai qua? Che ci faccio qui e penso che la domanda sia scontata perché Pink era un tatuatore, anche se non lo conoscevo, ma ho visto i suoi lavori, i suoi tatuaggi e essendo un appassionato di arte del tatuaggio volevo farne parte, insomma, anche se non è più qui. Bello, bello, cioè comunque già la curiosità. Sì, sì, ma poi amici vecchi, amici nuovi, persone che non l'hanno conosciuto direttamente, cioè... Sì, sì, no, ma il bello di questo... Tutto contribuisce a creare questo cerchio di energia molto bello che stiamo assorbendo. Questo incontro... Sì, esatto, è un incontro che ricercavo, insomma, tatuatori che... appassionati del tatuaggio che mi dessero quelle vibrazioni, sai? Sì. Una cerchia di persone che del settore mi trasmettessero anche loro qualcosa. Bello, bello. Kevin, grazie di essere stato un po' con noi. Grazie a voi. Proseguimento. Grazie. Poi. Va bene. A dopo. Ed eccoci in finale. Ti è piaciuta? Vai tu. Vado io? Vai. Ma guarda, cioè, feel so good, abbiamo messo feel so good proprio per... tanto sì. Salutiamo Francesco, Zani... Questa è una vecchia gloria. HDJ Ru, questo vabbè è un remix che gli fece all'epoca Moody Mank ed è riuscito poco tempo fa in questa nuova compilation che abbiamo creato, The Future Sound of Jazzy. Comunque, puntatissima. Puntatissima, nuova. Nuova, location nuova. Poi vabbè, voi ci sapete, noi è la prima volta che ci esprimiamo esattamente live da altrove, soprattutto fuori Milano. Ma credo che è la strada che inizieremo a percorrere. La radio ci sta dando tante opportunità. Se ce ne daranno l'opportunità, sicuramente la coglieremo. Ma certo, pure ce le creiamo da soli. Comunque, io vorrei mandare un forte abbraccio a tutti i partecipanti di questo memorial. Di questo Pink, bellissimo. E domani siamo ancora qui. Anch'io mi associo a questo abbraccio. Grazie a tutti, grazie alle persone che hanno partecipato anche alle interviste. E quindi si continua su questa onda. Tanto amore, full love from Aperol Show, Kisk, Ludovico. Alla prossima, bella raga.